Oggi vi presento la Topo Traverse, una delle novità di Topo per questo 2024, nata dall'evoluzione del Ultra Venture Pro, una scarpa ideale per escursionisti più esigenti, ma che grazie alle caratteristiche tipiche della zona americana rappresenta qualcosa di unico e particolare anche per il mondo del trail running. Ma per capirla meglio, come al solito, andiamo a provarle. Questa scarpa pesa 301 grammi nella taglia US 9, una scarpa quindi piuttosto pesante, non destinata certo ai sentieri più veloci e corribili, ma bensì ai sentieri più tecnici e lunghi. Il drop della scarpa è di 5 mm, come scritto anche nel pull tab, 30 mm di altezza da suolo nel tallone e 25 nell'avampiede. Sono rispettate tutte le caratteristiche tipiche della casa americana, ossia un ampio toe box nell'avampiede, come direbbe Massi, un salottino, una calzata molto comoda e un drop medio-basso. La Topo, infatti, è stata fondata nel 2013 da Tony Post, da cui il nome Topo, non c'entra nulla il roditore col nome della scarpa, proprio per una sua esigenza di creare delle scarpe che rendessero la corsa molto naturale. Avendo avuto un passato da atleta, ma caratterizzato da numerosi infortuni, ha voluto creare delle scarpe che avessero tutto quello che lui ha sempre ricercato durante i suoi allenamenti e gare, creando appunto la sua azienda. Ma veniamo alla descrizione delle scarpe partendo dall'alto. La tomaia della scarpa è in mesh, assolutamente molto robusto. Nonostante lo spessore del tessuto sia notevole, riesce comunque a garantire una buona traspirabilità grazie al fatto che non sono presenti inserti di PU, ma la tomaia è quasi completamente in tessuto traforato. La robustezza della scarpa la si vede anche nel puntale, che oltre a proteggere le nostre dita, si estende fino all'avampiede, proteggendo la tomaia da graffi, e sempre per lo stesso motivo è stato inserito strategicamente il logo del marchio al centro del piede. Oltre ad essere una calzatura robusta, la Topo Traverse è anche una scarpa molto comoda. Il collarino della scarpa è infatti molto imbottito, così come la linguetta è molto corposa. Il tallone è avvolto da uno strato di gomma molto alto, che oltre a proteggere la scarpa, dà rigidità e blocca il piede nella sua posizione una volta allacciate le scarpe. Sono presenti questi due fori che insieme all'anello posto nell'avampiede servono per poter fissare le ghette, ma solo quelle del marchio Topo. Come dicevo all'inizio, nell'avampiede c'è veramente molto spazio, per cui chi predilige calzatura pianta larga non potrà che apprezzare il marchio Topo. Tony Post ha voluto fare in modo che il piede in fase di atterraggio avesse la possibilità di distendersi, permettendo alle dita di allargarsi e non di essere segregate all'interno di una scarpa da design più filante. Personalmente, io che ho il piede piuttosto stretto, non sono molto amante di un avampiede così ampio. Preferisco sentire la scarpa ben aderente al mio piede, ma questo è solo il mio punto di vista. La scarpa si riesce comunque a stringere molto bene, anche se, grazie ai lacci molto spessi, bisogna tirarli con forza e singolarmente dopo ogni passante. È positivo il fatto che non siano troppo lunghi, evitando così di calpestarli o impigliarli da qualche parte. Una novità di questo Topo Traverse è la presenza di una soletta rimovibile realizzata con perline in TPU. La particolarità è che questa soletta presenta piccoli fori laterali che servono a facilitare l'asciugatura in caso di bagnato. Passando all'intersuola della scarpa troviamo una doppia mescola in TPU più EVA. L'EVA, etilene vinile acetato, conferisce elasticità e leggerezza, mentre il TPU, poliuretano termoplastico, ha il vantaggio di essere molto resistente all'abrasione e molto durevole. La scarpa è senza dubbio comoda e ammortizzata, ma senza essere gommosa e senza far affondare il piede. È una scarpa sicuramente stabile. Io che sono un pronatore non ho mai avvertito nessun cedimento all'interno del tallone. Tra intersuole e battistrada è presente un rock plate in materiale plastico, ben visibile guardando il battistrada, che oltre a proteggere il piede da rocce appuntite, irrigidisce anche la scarpa rendendola poco flessibile ma certamente molto precisa. Non è una scarpa reattiva ma non vuole nemmeno esserlo. È nata come scarpa da escursionismo, per cui è principalmente stabile, robusta e sicura nell'appoggio. La si può utilizzare anche in gara per affrontare sentieri tecnici e poco corribili, tipicamente di alta montagna. Ci si può correre sicuramente, ma senza ambizioni di poter spingere o di poter fare la differenza nei tratti corribili. La conformazione stessa della scarpa, con un'intersuola piuttosto piatta e priva di forma barchetta, rende la corsa molto poco reattiva e poco proiettata alla spinta, ma ripeto, non è un difetto, è una scelta progettuale della scarpa per un utilizzo che ne è stato pensato.
che potrà accontentare sicuramente ogni escursionista o trail runner, è invece il battistrada in Vibram Mega Grip con dei tasselli alti 4 mm disegnati da Topo. Devo dire stupito che nonostante abbia provato molte scarpe con questa mescola nel battistrada, con queste Topo mi sono sentito veramente incollato alle rocce. A mio parere è dovuto al fatto che, essendo una scarpa così rigida, la spinta del piede viene completamente trasmessa al battistrada, permettendogli così di rimanere aderente ad ogni superficie rocciosa, sia asciutta che bagnata. Anche sul fango se la cava piuttosto bene, avendo dei tasselli piuttosto stretti e sufficientemente distanziati. Vi ricordo che rischiereste di frenare il nostro entusiasmo se non vi iscriveste al canale, per cui vi invito a farlo per non perdervi tutte le recensioni mie e di tutto il team 2024. Questa scarpa ho avuto modo di utilizzarla soprattutto per camminate in montagna ad altezza non superiore ai 1500 metri, anche perché le vette sono ancora innevate, e ne ho apprezzato soprattutto la comodità e la sicurezza che danno. A mio parere, due sono i principali difetti di questa scarpa. Per i più modaioli il design può risultare poco accattivante, ma la semplicità e la sobrietà sono una caratteristica del marchio. Può piacere o non piacere, di certo la tendenza attuale dei vari marchi è di colpire il consumatore anche dal punto di vista estetico, con forme ricercate e colori di tendenza. Un ultimo aspetto che può compromettere la scelta è il prezzo di questa scarpa, 195 euro di listino per questa traversa. In Italia la Topo è un marchio che sta prendendo piede, non è così frequente trovarla nei negozi e raramente l'ho vista indossare alle gare. C'è da dire che comunque è un ottimo prodotto, materiali di prima qualità, costruzione molto robusta per una durata garantita per moltissimi chilometri. Il vero punto forte di questo marchio è il grande spazio che c'è nell'avampiede, che rendono queste scarpe quasi uniche nel loro genere. Ho parlato con amici che hanno acquistato questo marchio e alla domanda perché hai scelto di prendere una Topo, la risposta è stata che Topo è uno dei due marchi adatti a chi ha un avampiede molto largo, ma con il vantaggio che Topo offre un'alternativa al Drop Zero rispetto al marchio concorrente. Per concludere la recensione, queste Topo Traverse sono scarpe che consiglio all'escursionista più esigente, che percorre sentieri tecnici per lunghe ore, ricercando comodità, robustezza e precisione. Sono sicuramente un'alternativa allo scarponcino, dando un po' più di libertà al piede, ma garantendo comunque una stabilità importante. Sono anche adatte a trail runner medio-pesanti, che affrontano sky race impegnative, dove lo spazio lasciato alla corsa è veramente ridotto, se non in discesa. Se però avete il piede piuttosto magro, queste Topo Traverse non vi faranno sentire il piede perfettamente solidale alle scarpe, per cui la sensazione di sicurezza e precisione potrebbe venir meno. In conclusione, se con altri marchi di scarpe da trail running o hiking avete sempre sofferto di costrizione all'avampiede che oltre ad affaticarvi non vi permetteva un appoggio stabile e sicuro, oppure se volete un'alternativa al Drop Zero pur mantenendo un avampiede ampio, o infine se volete semplicemente una scarpa robusta con un ottimo grip per tutte le vostre escursioni, allora la Topo Traverse faranno al caso vostro. Io ringrazio la Topo per avermi permesso di provare le Traverse, vi ho raccontato tutto sempre con la massima onestà intellettuale, se vi è piaciuta la recensione mettete un like e scrivete sotto i vostri commenti. A voi come al solito auguro buone corse o buone camminate e ricordate, più cuore che gambe.